che prima di parlare di Martinetti, permettetemi una piccola riflessione. Si tratta questa sera, per quei 12, ma oltre quei 12 anche altri, come ricordava Mario, per cui mi ha fatto molto piacere nella locandina vedere anche il viso e il nome di Cesare Goretti, che è stato insieme fini il curatore testamentario di Piero Martinetti, quindi ha curato tutta la realizzazione di quello che è stato il post mortem di Martinetti, con le sue carte che sono poi finite a Torino, sono finite poi alla casa archivio di Castellamonte, dove c'è ancora la casa di Martinetti a Spineto e che vi invito a visitare, così in omaggio anche alla figura di Martinetti. Per quanto riguarda il discorso che stavo introducendo prima, il non giurare, il non obbedire, e vorrei che ci fermassimo un attimo a dare il peso a quella parola obbedire, perché obbedire dalla radice latina significa proprio cioè quell'audire che è un ascoltare, no? Un ascoltare stando di fronte. Ecco, quello che non hanno fatto è ascoltare le lusinghe del fascismo di fronte a un fascismo che gli stava di fronte. Ricordava Mario, siamo negli anni topici in cui si gioca la partita politica fondamentale, cioè va bene la marcia su Roma e la presa al potere, ma poi c'è una fase di assestamento dove si tratta di convincere, di ottenere effettivamente consenso anche in chi fascista magari non è e magari è semplicemente indifferente. Ecco, su questo piano gli anni che vanno dal 25 al 31 sono fondamentali, quindi dire no in quel momento, nel momento veramente in cui si gioca tutto, è stato fondamentale. Quindi non è un no che è agli esordi del fascismo dove sarebbe stato facile magari prendere le distanze, no, no, è proprio nel momento in cui il fascismo spinge per avere il consenso di coloro che educano la gioventù e quindi automaticamente avere anche dalla loro parte la gioventù, che è fondamentale in un totalitarismo che pretende di appunto governare tutti gli aspetti della vita sociale, in questo caso dell'Italia. Quindi il non ascoltare stando di fronte, però mentre ciò che ci sta di fronte, e Martinetti lo sapeva bene, è compatto, perché come diceva il buon Piero Gobetti, il fascismo è innanzitutto unanimità, innanzitutto consenso, forzato o non forzato non importa, però tale è. Ecco, bisogna far emergere, bisogna dire con forza che l'antifascismo è plurale, non è mai monolitico come la dittatura, è sempre plurale. E quindi quando si parla di Gobetti, di Gramsci, bisogna precisare che l'antifascismo istintivo di Gobetti non è l'antifascismo meditato politicamente di Gramsci, non è, e qui vengo a questa sera, non è l'antifascismo morale di Martinetti. E così l'hanno avvertito anche gli allievi di Martinetti, Ludovico Gemonat, Gioele Solari e altri, che all'interno poi del movimento di resistenza partigiana, perché effettivamente una figura come Gemonat, grande storico della scienza, filosofo della scienza, colui che ha portato la scienza all'interno del discorso filosofico in Italia, specie a Milano, però poi diffondendosi un po' in tutta Italia, ecco, nella sua lotta partigiana è stato irriducibile. Questa irriducibilità ha un fondo morale, un fondo etico. Quindi il dire no al fascismo di Martinetti ha un motivo, come mi suggeriva in università il mio docente che su Martinetti si è formato, è un motivo religioso, financo religioso, cioè una posizione religiosa e morale. E per dare l'idea di questa posizione religiosa e morale, dove il nocciolo della questione è la coscienza, per Martinetti perché quel no? E guardate che Martinetti suggerì a colui che gli succedette in cattedra a Milano, all'Università di Milano di filosofia teoretica, no? Antonio Banfi, suo allievo, voleva seguire il suo maestro, anche lui voleva il rifiuto del giuramento, Martinetti dice no. Io posso dire no, tu non te lo puoi permettere. Ma non perché sei fascista, ma perché tu devi stare in trincea per i giovani, perché se i giovani non avranno qualcuno che rimane, sì, sarà un'opposizione così pura nella sua purezza, ma poco utile.
Quindi quel filosofo metafisico che si disegna sempre con Martinetti, che sta un po' nei cieli e non guarda la terra, non è così. Non è così. Martinetti pensa fino all'ultimo che il futuro sia nei giovani. E allora si può andare, e qui mi concederete poche letture, una di queste però è fondamentale perché trasmette il tutto di quello che vi ho accennato, cioè il fatto che non bisogna subordinare la coscienza a nessuna autorità estranea. Mario citava il giuramento proposto da Balbino Giuliano su indicazione del grande filosofo, perché bisogna riconoscere la sua grandezza filosofica, non politica, ma filosofica di Gentile, che chiede un giuramento al re, alle istituzioni, e fin qui Martinetti giura, perché quello che non si ricorda mai è che Martinetti, 4 anni prima del 31, cioè all'altezza del 27, giura, fa esattamente lo stesso giuramento. Se voi prendete i due giuramenti, il primo fatto e il secondo rifiutato, sono praticamente identici. Cioè, ci sono due parolette, ma veramente due parolette, quella aggiunta al regime fascista e alla patria. Ecco, io posso subordinare, dice Martinetti, kantianamente per i filosofi presenti, kantianamente dice no, perché come funzionario io devo obbedire al re, devo obbedire alle istituzioni, devo prestare il giuramento all'Italia, questo va benissimo. E a questo la coscienza può dare adito alla coscienza di far questo, ma non può la coscienza subordinarsi a una fede politica. Questo no, perché verrebbe meno che cosa? Quello che è in realtà la coscienza per Martinetti. La coscienza per Martinetti è religiosamente il luogo in cui avviene la rivelazione di un assoluto trascendente, di qualcosa di assoluto che sta al di là di questa vita terrena e che penetra in questa vita terrena dall'alto. E quindi come fai, in un luogo in cui penetra la fede religiosa, come fai a trovare posto per un regime politico? È inaccettabile questo. E infatti se si va a leggere del 13 dicembre 1931, poco prima di quel giuramento rifiutato, scrive al rettore dell'Università Statale di Milano, scrive: Eccellenza, ieri sono stato chiamato dal rettore di questa università che mi ha comunicato le sue cortesi parole e vi ha aggiunto con squisita gentilezza le considerazioni più persuasive per convincerlo a prestare il secondo giuramento. Sono addolorato di non poter rispondere con un atto di obbedienza. Per prestare il giuramento richiesto dovrei tenere in nessun conto o la lealtà del giuramento o le mie convinzioni morali, vedete che lo dice, morali più profonde, perché questo giuramento vincolerebbe e lederebbe la mia coscienza. E più sotto, non esiste la possibilità di subordinare queste esigenze, le esigenze della mia coscienza, a direttive di qualsivoglia altro genere. È per lui, scrive, e usa un termine, dice: se dovessi giurare commetterei un atto sacrilego. E più sotto, mi perdoni se il mio rifiuto non arriva da una disposizione ribelle e proterva, ma dalla impossibilità morale. Quindi non è la ribellione di un giovanotto che ce l'ha con i fascisti, no, è ponderatezza morale, ponderatezza sui valori morali, punto fermo su quello. E a Castellamonte, qualche anno prima, nel 27, rivolto ai giovani universitari canavesani, scrive: la cultura trasforma l'uomo semplicemente onesto in un uomo che ha coscienza del valore della sua volontà morale. Gli fa comprendere che nel conflitto degli interessi e delle forze che agitano la società, una cosa sola ha valore assoluto, è la volontà che parla come legge del dovere nella coscienza dell'uomo retto. Quindi chi riconosce il diritto e la dignità di questa coscienza e il dovere che egli ha di subordinare rigorosamente la sua vita a questa coscienza, senza asservirla a nessun interesse, a nessuna volontà estranea? Egli, tra i doveri essenziali dell'uomo, Kant pone quello dell'orgoglio e della fierezza morale.
Fierezza morale, questo termine fiero, anche Gemona poi in piena lotta partigiana dirà: noi dobbiamo essere fieri della nostra lotta. E questi concetti che ritornano, no? E poi più sotto, rivolto a un suo amico, ai giovani: ora dove sono, si chiede Martinetti, io chiedo il culto della giustizia, il senso della dignità morale, l'attaccamento alle inviolabili leggi della coscienza. Di due punti sono intimamente persuaso. In primo luogo che sopra tutte le cose l'Italia ha bisogno di un energico rinnovamento morale, e in secondo luogo che questo, se verrà, verrà dai giovani e da nessun'altra parte. E poi, rivolto a voi canavesani, aggiunge, tenendo presente le lotte del tuchinaggio, presenti bene ai giovani canavesani, credo, ancora oggi in fondo, e anche tenendo presente la lotta dei valdesi, cioè di quelli eretici, sempre in questa zona piemontese, dice: c'è un fondo di tenacia, di rettitudine, di durezza nel nostro sangue che ci ha sostenuti attraverso un aspro passato. Guardiamo con fiducia quindi l'avvenire. E quindi Martinetti pensa, ma tutta la sua vita in fondo ha sempre pensato a una suddivisione dell'umanità, e su questo può essere criticabile, può essere forse un estremista da questo punto di vista, ma lui guardava sempre a una aristocrazia morale. In fondo lui ha sempre pensato, sia quando faceva lezione, sia quando aveva rapporti con gli altri e concedeva raramente la sua relazione, solo a persone altamente morali. Che per lui significa, cosa significa altamente morali? Significa in grado di compiere reali, non sbandierati, reali sacrifici in vista del bene. E infatti scrive a un suo amico Cagnola nel 24: una sola eccezione deve fare l'uomo dal bene, e cioè per i suoi simili. Ma chi sono i simili? Vi è qua e là nel mondo dispersa, in questa massa di perdizione, perché Martinetti ha la convinzione che non solo l'Italia, ma in genere l'umanità non sia questo granché. Che in fondo nei momenti decisivi l'umanità si ritrae. Si cerca, appunto, si flette verso l'obbedienza. E invece ci sono alcuni soggetti moralmente saldi, che sono in grado nella loro solitudine, nel loro silenzio, di opporre fino all'ultimo resistenza. E arriva a dire: io temo che anche Diogene con la sua lanterna non le troverebbe tante persone di questo tipo, no? Ed allora non vale meglio, si domandava Martinetti, restare nella propria cellula, nel proprio ristretto ambito di amicizie, di relazioni, e conversare solo con i propri simili? Quindi filosofo morale, filosofo religioso, filosofo appartato e solo, però che a un certo punto capisce che così non può durare, che anche chi nutre dentro di sé una moralità profonda deve gettare uno sguardo sulla realtà sociale. E l'occasione viene, perché Martinetti fu quasi obbligato, controvoglia, a convocare un congresso di filosofia nel 26 a Milano, della Società Filosofica Italiana, unico congresso filosofico, ma direi unico congresso di intellettuali, a venire sospeso il secondo giorno da autorità, dal rettore fascista Luigi Mangiagalli, rettore fascista dell'università, sindaco fascista di Milano, che priva i congressisti delle... priva... priva i congressisti delle aule dell'università e praticamente li sbatte fuori. E caso clamoroso, viene commentato questa chiusura d'autorità del congresso filosofico nello stesso modo da cattolici e anche dai giornali, purtroppo anche di taglio comunista o socialista. Quindi lui si trova nel bel mezzo di una lotta politica e a contrastare il fascismo montante,
E tra quei congressisti c'era anche, per esempio, uno scomunicato di tanto, scomunicato da pochi mesi dalla Chiesa, che è Bonaiuti, Ernesto Bonaiuti, che è stato citato poco fa. E il segretario di quel congresso è Cesare Goretti, segretario di Martinetti e curatore del suo testamento. Quindi è un nucleo, voglio dire, che viene percepito dalla stampa fascista come pericoloso, come perché irriducibile, perché questi non li convinci, insomma. Saranno antifascisti tranquilli, certo non scendono in piazza, però da lì non li smuovi. E da questo punto di vista in quel congresso fu ribadito un principio sacrale, quasi, con del rapporto che deve avere il pensiero, la filosofia, con la politica. Scrive Martinetti: quando la filosofia si subordina alla politica, essa esige in compenso una specie di protezione e quasi di privilegio, e si capisce che la bordata è a Gentile e all'attualismo. Nasce allora quella poco simpatica figura che si chiama filosofia ufficiale, e infatti Gentile aspirò, ma mai divenne il filosofo ufficiale del fascismo. E per dare un'idea di quella fascistizzazione di cui parlava Mario, Mussolini nel 25, in un congresso di fascisti, dà la sua versione. Se per Martinetti la cultura è cosa della coscienza morale, sentite l'idea che Mussolini ha della cultura. Sono pensoso prima di farla, questa missione. Io ammetto che l'intelligenza fascista, Mussolini ammette l'intelligenza fascista, e sono stato favorevole, dice, a che sorgessero delle rivistine, dei giornali di combattimento intellettuale, ma desidero che costoro aguzzino il loro ingegno per fare la critica spietata dal punto di vista fascista del socialismo, del liberalismo, della democrazia, cioè che siano funzionari del regime, nulla di più. Ma se invece costoro debbono utilizzare la cultura universitaria, che io consiglio di rapidamente assimilare e di espellere non meno rapidamente, se costoro non fanno che ipercriticare tutto quello che di criticabile c'è in un movimento complesso come quello fascista, allora io vi dichiaro che preferisco il cattedratico impotente, al cattedratico impotente, lo squadrista che agisce. Cioè, prima del pensiero l'azione. Il punto è questo: se prima deve venire il pensiero, prima deve venire l'azione. E qui le opzioni sono nette. Come uscì Martinetti da quel congresso? Ma con un impegno molto più sociale, molto più, non voglio dire politico, perché si tiene sempre fuori dall'agone politico. Però ribadisce a un suo amico, Santino Caramella, nel 1926, la filosofia nell'università non deve essere asservita a nessun indirizzo politico e religioso. Se il congresso ha sottolineato questa affermazione, cioè l'indipendenza del pensiero dal politico, dal regime politico, allora questo è per, ha sottolineato questa affermazione con un monito, questo è perché oggi sembra si esiga da noi l'adesione a un credo che del resto non sappiamo nemmeno se sia l'ateismo hegeliano o la neoscolastica cattolica, cioè se sia un pensiero che concepisce solo il mondo reale e nulla di religioso, o se sia la versione aggiornata del cattolicesimo. Ecco, al fondo del fascismo c'è questo modo di pensare, cioè il fascismo per Martinetti è un regime che nega la religiosità, che nega l'aspirazione religiosa dell'uomo. Se affermare queste esigenze è antifascismo, scrive Martinetti, noi siamo antifascisti, e se restare significa piegare il collo a questa servitù spirituale, noi siamo ben lieti di andarcene. E poi nel 26, sempre un amico, Cagnola, scrive: dopo il congresso, io non ho più veramente preoccupazioni. Dall'accaduto, chiusura del congresso, ho imparato che la cattedra universitaria non è più come era prima, nei primi del Novecento. Qualche cosa di stabile come gli astri,
che ruotano sempre con lo stesso movimento, ma ha le stesse garanzie che può avere un posto di spazzino pubblico, vale a dire dipende dall'arbitrio del primo arrivato. E poi sentite, non siamo nel 31, siamo nel 26, scrive, basterebbe domani l'imposizione di un saluto, di un'iscrizione o simili, per esempio anche un giuramento, per costringere quella dozzina di gentiluomini, ma neanche li conoscesse. Cioè, qui, perché sa benissimo essere pochi, qui dozzina non sta a dire proprio 12, ma sta a dire quell'aristocrazia morale di cui si è accennato prima. Insomma, io riconosco quelli che possono dire no sul serio, che vi si trovano ancora a lasciare l'università. Quindi il saluto, un'iscrizione, un giuramento può costringere quella dozzina di galantuomini che vi si trovano ancora nell'università a lasciarla. Quindi è bene prevedere, provvedere per non dover essere turbati quando venisse il momento. Infatti Martinetti quando viene il momento non è turbato. Non è turbato perché in fondo se l'aspetta e la sua decisione è talmente chiara che lui riallestisce e mette a cultura i frutteti di casa Spinello e vivrà di quello. E sfortuna vuole che in una caduta da un albero si vada in coma praticamente, perché gli ultimi momenti della sua vita sono veramente tristi. Non riesce neanche a parlare, voglio dire, coloro che lo visitano lo trovano in condizioni veramente pessime e morirà da lì a poco. Quindi si potrebbe dire, se avesse giurato, perché quando lascia la cattedra ha sulla cinquantina d'anni, avrebbe avuto un futuro davanti come docente universitario, no? Quindi si fa da parte in un momento fondamentale per lui, anche per lo sviluppo del suo pensiero. Quindi in questa parabola abbiamo capito che una lotta partigiana vera e propria deve prendere le mosse innanzitutto valorizzando quello che più per Martinetti ha importanza, cioè l'assoluto che ci abita, l'assoluto che risiede nella nostra coscienza e che non può lasciare spazio a imposizioni esterne, da qualunque parte vengano. In quel congresso, tra l'altro, c'era prima, le ultime parole lette prima della chiusura di quel congresso del 26 non furono di Martinetti, furono di un altro filosofo antifascista, Francesco De Sarlo, che insegnava all'Università di Firenze e che così scrive alla fine, e suscitò poi scandalo, scoppiò un tafferuglio in aula, Martinetti gli tolse immediatamente la parola e la diede subito all'interlocutore successivo in modo che non ci fosse, diciamo, quell'intervento squadristico che poi in effetti si verificò. Scrive De Sarlo, io sono persuaso che si ha il dovere di manifestare il proprio pensiero anche quando il farlo può sembrare cosa inutile. È una forma di responsabilità a cui non è lecito sottrarsi. Gli effetti saranno quelli che saranno, ma rimane la soddisfazione della propria coscienza, e qui è proprio Martinetti avrebbe sottoscritto letteralmente, no? Perché per lui il filosofo deve trovare soddisfazione nel compimento del suo dovere, non deve porsi obiettivi estranei. Di avere parlato, specie quando molti credono di dover tacere. Chi crede in certe verità ha il dovere di manifestarle, qualunque possano essere gli effetti. Del resto la parola, che può apparire vana in un certo momento, in quell'epoca di fascizzazione dal 26, effettivamente la parola sembrò apparire vana in quel momento, e in certe condizioni può essere come il seme che rimane durante l'inverno sepolto, e vi invito a pensare alla resistenza, sotto la neve, ma che aspetta la primavera per poter germogliare. Concedimi solo un attimo, perché il titolo che abbiamo dato questa sera, così di primo acchito, quando l'ho letto, perché l'hai deciso tu Mario, coloro che dissero no, a me è venuto in mente subito questo testo di un autore che ho sempre molto amato, Mario Rigoni Stern. Il coraggio di dire no è una raccolta uscita nel 2006 di interviste e di conversazioni che sono state
poi dopo oggetto di analisi, di studi, vi discorrendo, e qui lo dico anche da docente che ha di fronte a sé dei giovani, Rigoni Stern, che ha tutt'altra esperienza alle spalle, però a un certo punto scrive nell'introduzione proprio a questa serie di interviste: quello che ci avevano insegnato nella nostra giovinezza era tutto sbagliato. Non bisognava credere, obbedire, combattere, e l'obbedienza non doveva essere cieca, pronta e assoluta, come fu la sua, no? Sergente nella neve. Avevamo imparato a dire no sui campi della guerra. È molto più difficile dire no che sì. Ripeto spesso ai ragazzi che incontro: imparate a dire no alle lusinghe che avete intorno, imparate a dire no a chi vi vuol far credere che la vita sia facile, imparate a dire no a chiunque vuole proporvi cose che sono contro la vostra coscienza. Vedete? A distanza di tempo è sempre la coscienza che riemerge. Seguite solo la vostra voce. È molto più difficile dire no che dire sì. E in fondo questo mi interroga tutte le volte che ho davanti i miei studenti, perché si tratta di porsi la domanda: come si educa a dire no? Come si educa? Oggi, qual è l'antifascismo, Mario? Qual è l'antifascismo? L'antifascismo avrà successo non solo se si oppone, con manifestazioni, con cerimonie che per carità sono da rispettare e da seguire, ma se poi ci dimentichiamo quelli che sono i nostri destinatari, che sono i giovani in cui Martinetti riponeva la sua fiducia di rinnovamento morale, perderemo, perché come un lontano allievo di Banfi in realtà a Milano, però aveva dietro di sé la scia di Martinetti, no? Giulio Preti, filosofo pavese, amava dire nel momento della liberazione, della festa, amava dire: attenti, attenti, perché questi hanno smesso la camicia nera, ma la testa e le abitudini, l'Italia repubblicana ha ancora nel suo DNA il fascismo. E forse aveva ragione Gobetti, forse il fascismo è l'autobiografia della nazione. E speriamo che non ci si vaccini solo contro il Covid, ma ci si vaccini anche contro questo virus, che forse da sradicare è un po' più duro. Grazie.